Venezia vive in questo padiglione un po' la sua identità, perché è sempre stata città che ha unito, città che è stato punto di incontro sia per etnie, sia per culture, sia per religioni. Il creato deve essere conservato, deve essere tutelato e alla fine l'uomo si trova nella sua dimensione piena, in rapporto con chi ha originato il creato, in rapporto con il creato stesso e in rapporto con un'umanità riconciliata con sé, con il creato. Costruire una comunità, costruire delle relazioni è un qualcosa che è fondamentale, diciamo, nella vita religiosa, nella vita cristiana, nella vita del mondo. Però lo sappiamo, ci sono delle difficoltà perché si interpongono sempre dei nostri comportamenti non virtuosi che ci fanno ripiegare su noi stessi, sull'egoismo, invece di aprirci verso un amore espansivo verso gli altri. Su larga scala le guerre sono l'espressione di questo egoismo, di questa visione miope chiusa in se stessa dell'uomo.